fate qualche scena, no? Sì, facciamo? Sì, okay. Per me potete partire. Magnifica anima mea, magnifica Dominum ed exultare Dominus in meo salutari me. Ma compare, qua Galilea parlano del nostro governatore Erode, che si è sposato la moglie del fratello, la cognata. Bella presa, è una bella femmina, solo che non gli bastava un matrimonio, così due volte si è rovinato. Ma qui in Galilea va di moda tutto. Goccettino, compare. Venite qui! Venite a vedere cosa è successo, venite! Era qui stamattina Simone, era qui che vendeva il pesce ed ora all'improvviso non lo troviamo più. Le donne sono lì che lo cercano, ma lui non c'è. È passato un uomo strano che le ha detto che avrebbe dovuto pescare anime. Ma ve lo immaginate che un pescatore, uno come noi, si metta a pescare anime? Forse neanche sa dov'è la sua, ma non è più qui. Non è che si è montato la testa, non è che ha creduto davvero a quelle parole. Sarebbe assurdo. Non si può cambiare vita in questo modo. Ora andate, andate anche voi a cercarlo di lì. Andate via! Oh! Oh, queste maledette voci che mi tormentano la notte! Oh! Oh! Oh, signori! Ma perché? Perché queste voci maledette mi tormentano? Oh! 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 Io non ce la faccio più a vivere in questo mondo terribile! Gli uomini si odiano! Hanno perso ogni valore! Oh. 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 Guardate i bambini! Guardateli! Sono creature semplici! Pure! Perché gli uomini temono così tanto la semplicità? Eppure il Signore dice: tornate ad essere come bambini se volete salvarvi! Oh, Signore! Io sogno qualcosa di diverso. Oh, io sogno un presepio. Sì, signori, un presepio che racconti la tua storia, che nasce in una mangiatoia. Sì, perché il Signore si mostra a noi nella semplicità e nell'umiltà e nella povertà.
non nella ricchezza e nel lusso. Uomini e donne, non cercate il Signore nel posto sbagliato. Non lo troverete mai nelle tenebre. Guardate al presepio. Lì troverete la ricchezza, il vero tesoro. Non fatevi tesori sulla terra, dice il Signore, dove le tarme verranno a consumarli e i ladri verranno a cercarli. Non potete amare due padroni, il vostro Dio e il denaro, perché odierete l'uno e amerete l'altro, o disprezzerete l'uno ed esalterete l'altro. Oh, Signore, gli uomini sono ricchi solamente fuori, sepolcri imbiancati, che sono splendidi fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e putrefazione. Guardate al presepio, alla semplicità del presepio. Lì potrete trovare la gloria e la pace e la luce del Signore. Oh, Gesù di Nazareth, abbi pietà di me, abbi pietà di questo povero servo che non riesce a dormire la notte. Oh, oh Signore, abbi. Signori, scusate, sapete dirmi se è questa la giusta strada per andare dal santo? Dicono che faccia i miracoli ed io ho bisogno di un miracolo. Non guardatemi così, tutti ne abbiamo bisogno. Sono certa che nei vostri cuori, tutti, sperate di ottenere un miracolo. Qualcosa che cambi il vostro sorriso o la vostra vita. Dicono che qui ci sia un santo che ascolta tutti e poi parla con Dio in questo tempo così difficile. Francesco d'Assisi è quello che ascolta tutti ed io spero che ascolti anche me. Sapete, ho camminato a lungo perché vengo da lontano. Sono una pellegrina. Non guardatemi così. Tutti siamo pellegrini nella vita. Tutti andiamo, tutti camminiamo per una strada faticosa, verso una meta. E chi non lo sa è un vagabondo della vita, uno che non sa dove sta andando. Ma se siete qui è perché anche voi questa sera state compiendo il vostro piccolo viaggio. Allora andiamo insieme dal santo, perché con voi mi sento meno sola. Andiamo, signori. Pensiero, uno solo, non dico molto, almeno uno, mi raccomando.
cuore, non moneta. Ti so la mano per raccogliere i vostri sorrisi. Regalatemene una, avanti. Bene, ora proseguite da qui, perché la storia non è ancora finita. Non volete conoscere i potenti della terra, cosa fanno, cosa pensano? Beh, ve ne sono di due categorie: quelli illuminati dalla pace del Signore, che pensano con umiltà, e quelli arroganti e desiderosi di ottenere tutto. Guardateli, guardateli bene e poi ditemi chi ha torto e chi ha ragione. Di qua, signori. Gasparra, hai trovato qualcosa? Un attimo. Osservi il cielo da giorni, ma sono i calcoli che dicono tutto. I calcoli, i calcoli. La verità si manifesta agli occhi, non alla mente. Amici miei, la verità non si manifesta agli occhi, né tantomeno alla mente. La verità si manifesta solo nei nostri cuori. Amico mio, mi sorprendi sempre. Mi sorprendi con la tua sapienza. Sei sempre un passo davanti a me. Amici, ho visto una cosa meravigliosa. Una stella con una lunga coda. Quello che abbiamo calcolato? I calcoli. Questo è molto di più. Che illusi che siamo stati. A voler dimostrare la meraviglia con i calcoli. A Galileo un miracolo sta avvenendo. E noi amici dobbiamo essere pronti, pronti a partire subito con i nostri doni. Si dice che al governo ci sia Erode, un vero condottiero, che non teme niente e nessuno, solo la propria caduta. Prepariamoci a un viaggio difficile, non tanto per il tragitto, ma per quello che ci riserverà alla fine. Lasciamoci toccare della meraviglia, quella non è una stella qualunque. Quella stella ci cambierà la vita per sempre.
il potere, volere e avere, avere. E sfido chiunque a definirsi ricco senza avere. La storia passa via in fretta e ci lascia solo le sue monumentali vestigia. Il nostro dovere quindi è quello di godere quello che abbiamo nell'oggi fino in fondo. Siamo animali del potere. Tutto quello che abbiamo avuto in eredità lo abbiamo avuto per godere. Lo salvo, Signore. Bene, io ho avuto un regno. Dovrei forse non sentirmi un re? Probabilmente il mio dovere è quello di volere di più ogni giorno per dimostrare di essere degno di quello che mi è stato dato in eredità. Io sono Erode, Erode Antipa, non uno qualunque. Io sono tetrarca di Roma la grande, di Roma imperiale, di un impero che rappresenta il mondo. Io non sarò mai, mai un debole. E di questa stella di cui parla, che dovrà venire, dovrei forse io, Erode, temere qualcosa? Credo proprio di me. Verranno da Oriente, verranno dei re, verranno degli astroni. Bene, che vengano pure, sì. Ma mi auguro che sappiano onorare un popolo. Sì, potrei fomentarlo alla rivolta o farlo contento con poco. Signori, questo è il potere. Tutti mi vengono dietro, perché tutti sono delle docili pecorelle ammansite, ma soprattutto tutti vorrebbero essere come me, Erode, colui che possiede molto, colui che può tutto, colui che possiede la bella Erodiade, la fanciulla ebrea che per legge non avrei neanche potuto avere, colui che vive di un tenore di vita al di sopra di tutti, colui che domina. Di fronte al lusso tutti si inchinano, è soltanto l'apparenza l'unica forma di seduzione. Ma adesso lasciatemi pure, sì, sgombrate il palazzo, andate a godere delle gioie fatue dietro i giocolieri o le bancarelle del mercato, sì. E magari ci sta che per una volta vi possiate sentire anche solo vicini a come sono io. La signora ti spiega come si fa questa cosa? Signora, raccontate il fatto del sole. Ah, mi devo raccontare? Sì. Allora, ho messo acqua, grassa e potassio. Poi giro, 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 fin quando l'acqua è evaporata. Poi, quando alzo il bastone, qua deve venire un velo trasparente. Vuol dire che il sapone è pronto. Poi lo metto in quelle vaschette di ferro che sono appese là. Domani mattina ritorno, capovolgo la vaschetta, lo taglio a strisce, a quadretti e questo è il sapone. Mettiamo le foglioline dell'oro giusto per aromatizzare e curare, perché è una pianta pure lenitiva e curativa, quindi oltre a sbiancare i panni è buona anche per le mani, quindi se uno si lava le mani riesce a curare le piccole screpolature e le piccole ferite.
Io non vi inganno con false promesse, vi garantisco immediatamente la verità, è scritta qui, sul palmo della vostra mano, soltanto in cambio di una moneta, signori, solo una moneta. Su via si paga tutto, perché non pagare per conoscere il vostro futuro? Ma se non mi date una moneta, allora liberate lo spazio a chi viene dopo di voi. Il Signore perché è buono. Perché tema la sua misericordia. Lodate il Dio degli dei. Perché tema la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori. Perché tema la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie. Perché tema la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza. Perché tema la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque. Perché tema la sua misericordia. Ha fatto grandi luminari. Perché tema la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno. Perché tema la sua misericordia. La luna e le stelle per regolare la notte. Perché tema la sua misericordia. Amen. Grazie a voi.
Siete entrati nel presepe e avete cercato nella mangiatoia. È lì che sta la meraviglia. Siate sempre un messaggio positivo nel mondo, perché sarete un messaggio positivo per voi stessi. Avete lasciato una preghiera? Qui per voi c'è la risposta. Ricordate, l'invisibile ci colpisce perché ci fa paura. L'amore ci unisce, ma un sorriso riesce a cambiare a piccoli passi la nostra vita. Siate benedetti. Siate benedetti.